Allora ragazzi, eccolo qua, sì, lo potete già vedere ed è il nuovo stabilizzatore che mi è arrivato proprio settimana scorsa, di cui vi ho portato l'unboxing. Non sono qui a farvi una video recensione, ma prima di quella video recensione voglio farvi vedere come calibrare su di esso una reflex. Allora, alcune cose che volevo dirvi, magari nella video recensione si parlerà solo di lui, ma alcune cose ve le dirò qui. Io già posseggo uno stabilizzatore ed è sempre di casa Zhiyun con il modello Crane M2. Quello stabilizzatore mi consentiva solo e purtroppo di andare a montare delle fotocamere compatte, smartphone e delle action cam con gli appositi supporti. Invece con questo qua, come potete vedere, posso montarci anche una reflex. Non solo posso montarci degli smartphone, delle fotocamere compatte, delle action cam con gli appositi supporti, ma ecco qua, anche una reflex. Ragazzi, devo dire che questo stabilizzatore con la reflex si tirano fuori delle video riprese davvero eccezionali. Allora, ripeto, non è una video recensione, quella arriverà più avanti. Quindi sigla e si parte a calibrare la reflex sul nostro Zhiyun Webill S. Sigla. Allora ragazzi, eccoci qua. Per partire a calibrare la reflex sul nostro Zhiyun Webill S, prendiamo lo stabilizzatore dalla confezione, montiamo subito alla base lo stativo e poggiamoci su di un tavolo o qualsiasi altra superficie piana in modo da stare i più comodi possibili. Una cosa, io non vi dico asse X, asse Y, no, dirò semplicemente asse orizzontale, asse verticale e asse frontale, in modo da rendervi leggermente e più semplice possibile la calibrazione della reflex su di esso. Dopo aver montato lo stativo, dopo esserci messi comodi, andiamo a sbloccare i tre assi dalle apposite levette rosse che stanno su di ogni esso. Quindi asse orizzontale, asse verticale e asse frontale vanno sbloccati prima di eseguire tutto ciò, altrimenti sarà difficile eseguire la calibrazione della reflex. Dopo aver fatto questo, nella confezione troviamo anche un'apposita staffa e questa staffa è integrato un reggi obiettivo, quindi andiamo a smollare quello lì, portiamo quel reggi obiettivo verso l'alto, chiudiamo nuovamente la vite e andiamo a montarlo alla base della nostra fotocamera. Quindi il reggi obiettivo che va sotto all'obiettivo e la vite che va a stringere con il connettore della fotocamera. Attenzione, cercate di non stringerlo troppo e neanche meno, fate una cosa equa in modo che dopo siete liberi sia di smollare la vite e sia di andare a stringerla di nuovo. Dopo aver fatto questo, prendiamo la fotocamera e possiamo montarla sul nostro stabilizzatore, proprio alla base dello stabilizzatore, ovvero sul asse verticale, ragazzi, ok? Quindi asse verticale, questo qui. Dopo aver fatto questo, iniziamo. Partiamo dall'asse orizzontale. Quindi, per poter calibrare l'asse orizzontale, come potete vedere, la staffa che abbiamo montato alla fotocamera, possiamo muoverla verso destra o verso sinistra. Così facendo, dobbiamo farla stare più dritto possibile e una volta trovata la posizione più dritta possibile, possiamo stringere sulla parte posteriore la levetta in modo da bloccare quella posizione sull'asse orizzontale. Adesso, per quanto riguarda l'asse verticale, dobbiamo fare in modo che la fotocamera guardi verso l'alto in questo modo, il più dritto possibile, il più alto possibile. Quindi dobbiamo agire sulla parte laterale dello stabilizzatore, smollare la levetta che ci consente di far salire o scendere
la base dello stabilizzatore e vola a trovare la posizione più dritta possibile e far sì che l'obiettivo guardi verso l'alto e più dritto possibile. Una volta fatto questo, stringiamo la levetta e siamo a posto. Adesso dobbiamo calibrare l'asse frontale, ovvero quello lì che ci consente di tenere la fotocamera così, in questo modo qua. Eccola qui, ve la faccio vedere. Ok, quindi tenerla più dritto possibile e dobbiamo muovere verso l'esterno o verso l'interno la base stessa della fotocamera, ovvero quella lì che abbiamo montato sotto, proprio come state vedendo da questa clip, verso l'interno o verso l'esterno, in modo da trovare la posizione più dritta possibile, perché l'obiettivo deve guardare proprio verso di noi il più dritto possibile. Una volta trovata la posizione, stringiamo la levetta e siamo pronti ad utilizzare il nostro stabilizzatore. E guardate qui, ragazzi, io adesso lo vado ad accendere e vediamo un po'. Voilà, ed ecco qui che parte lo stabilizzatore e siamo già pronti ad utilizzarlo, ragazzi. Vedete? Quindi possiamo accenderlo, iniziare le nostre video riprese e andare avanti. Allora, qualche dubbio, qualche domanda, ragazzi, per chi avesse questo tipo di stabilizzatore, potete chiedere tutto qua in basso nei commenti. Magari se non sono riuscito a spiegarvi bene qualche passaggio, chiedete pure qua nei commenti e io vi risponderò. Credo di avervi detto tutti i passaggi possibili per poterlo calibrare e, ragazzi, che vi devo dire? Io tra un po' parto a fare qualche video ripresa e intanto vi ripeto, ditemi la vostra qua in basso nei commenti e se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate i vostri pollicioni in su. Per quanto riguarda la video recensione vera e propria di questo bestione, di questo giocattolino, arriverà in futuro perché lo devo provare bene, bene, fare qualche video ripresa d'esempio. Quindi, ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito, per voi è gratis, per me è un grandissimo aiuto. E che dirvi, ragazzi, dopo esservi iscritti, già lo sapete, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita che arriveranno su questo canale, ma dopo aver attivato le notifiche condividete anche i video. Il supporto più grande che potete darmi, potete trovarmi anche su Instagram @mythicosnake, che ve lo ricordo qui, banner, l'animazione, chiamatele un po' come volete, proprio qua sotto. E ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao. Adesso io mi alzo e vado a fare qualche video ripresa. Ciao!